Marco, di cui finché si avvicina il pranzo alle ore 13, qui noi abbiamo ancora 6 interventi, non credo che ce la facciamo tutti, evidentemente. Allora io adesso vi leggo in ordine di iscrizione, io a parte Marco c'è Renato Rizzo, Michelangelo Cirincione, Giallo, ah sì, Giallo però non, il nome non lo vediamo. Sì, poi ho Marta Posito, Luca Scarselli e Teresa del comitato occupazione Roma, quindi ne facciamo 3 e gli altri alla ripresa dei lavori, ok? Io cercherò di essere brevissimo, così magari si stacchi qualcuno. Dopo l'intervento della dirigente della CUP, mi sembra che molti che mi hanno preceduto hanno detto che ci vuole una maggiore collaborazione, una sinergia maggiore tra Unione Inquilini e CUP. Forse una proposta molto concreta, molto semplice potrebbe essere quella di incominciare a scrivere nei nostri manifesti, nei nostri striscioni, non più solo diritto alla casa, ma diritto al reddito alla casa. E magari la CUP scrivere diritto al reddito, cioè noi diritto alla casa e diritto al reddito, e la CUP scrivere diritto al contrario, però affermando gli stessi diritti contemporaneamente. Poi vedremo quali sono le iniziative che potremo sviluppare insieme per approfondire la cosa e per far comprendere che le due cose non sono separate, insomma, che fanno parte di un progetto complessivo. L'altra cosa invece è come Nord Milano abbiamo presentato una mozione contro la guerra, perché oggi non ne ho sentito parlare, però mi sembra che i venti di guerra stiano incombendo in modo preoccupante e che i conflitti anche alle nostre porte possano essere, non voglio leggerlo adesso, se no poi lo leggiamo al momento della votazione semmai. Perché il problema non è soltanto di principio, non è soltanto l'affermazione di un bisogno reale, ma è anche la necessità di ridurre quelli che sono i nostri impegni militari, che vuol dire ridurre le spese, che vuol dire trovare risorse per investirle invece in settori che si interessano a noi. Quando si parla del nostro impegno militare quotidiano è di 65 milioni di euro. Allora, invece, velocemente sulle questioni che stiamo discutendo, non entro nel merito di molte questioni che mi appassionano e che però non c'è tempo di affrontare. Mi piacerebbe anche parlarvi della situazione di Sesto San Giovanni, che da Stalingrado in Italia è diventata una città governata dalla destra, Forza Italia e dalla Lega, e dei problemi che questo ci sta creando, anche perché noi siamo in difficoltà a chiedere di tornare alla gestione precedente, lo dico molto seriamente. C'è sostanzialmente una continuità tra gli ultimi 2 anni della precedente gestione e quella che ci troviamo oggi. Mi fa piacere che a Venezia l'assessore leghista faccia quelle cose, cercheremo di documentarci e di passare l'informazione al nostro assessore leghista che invece fa tutt'altro. Allora, no, mi interessava portare al dibattito del congresso 2 questioni fondamentali. Allora, mi sembra che sia chiaro che noi siamo in una fase di difesa. L'attacco che ci viene rivolto non solo dai piani casa ma anche dalle politiche locali è veramente molto pesante, le famiglie in strada sono sempre di più e è sempre più difficile riuscire a garantire un passaggio da casa a casa, almeno noi a Sesto non siamo più in grado di farlo, l'abbiamo fatto per anni e oggi se le famiglie non finiscono in strada è perché le ricoveriamo nella casa occupata di via San Cavazzo, che però ieri purtroppo ha avuto l'asta e purtroppo questa volta le richieste di acquisto ci sono state, per cui dovremmo attrezzarci per difendere. Siamo in una fase di difesa, però secondo me è necessario non abbassare la guardia, non abbassare le ricche, non abbassare il tiro. Secondo me dovremmo anzi tentare di alzarlo, le nostre richieste. Io ho in mente 2 cose sostanzialmente. Il discorso è il diritto di proprietà. Noi abbiamo delle città occupate da stabili vuoti, potenzialità urbane che non vengono sfruttate perché i grandi proprietari e i grandi immobiliari si permettono di costruire o comunque di acquistare immobili già esistenti per lasciarli vuoti. Per fare un esempio, noi a Sesto San Giovanni la fermata Marelli di Sesto, che è sostanzialmente l'ultima fermata di Milano verso nord, è circondata da decine di palazzi, sono decine e decine di migliaia di metri quadri, di stabili vuoti, prima erano produttivi o a terziario e oggi sono vuoti, devastati perché poi i ladri hanno rubato rame e ottone, e in una zona centrale, fondamentale, strategica per la città. Noi dobbiamo incominciare a discutere di queste cose, noi non possiamo accettare che questi immobili vuoti rimangano di proprietà di chi non si interessa del bene collettivo.
il dibattito sull'articolo 41 e 42 della Costituzione, secondo me dobbiamo avviarlo, sapendo che abbiamo ragione noi e che se la proprietà privata viene riconosciuta deve rispondere delle necessità pubbliche. Se a queste necessità non risponde, non è più proprietà, non si parla né di requisizione né di esproprio, si dice che quella non è più proprietà privata. E su questo dobbiamo aprire dibattiti, dobbiamo creare coscienza, dobbiamo creare informazione. L'altra questione, per troncare velocemente, il discorso invece della democrazia. Ecco, forse ne abbiamo parlato poco, ma mi sembra che la cosiddetta democrazia borghese delegata stia dando gli ultimi segni di vita, forse li ha già dati, già è morta. Ma non solo perché c'è uno scollamento tra eletti ed elettori, non solo perché chi sceglie la carriera politica molto spesso ha in mente solo il suo tornaconto personale, non solo perché i rappresentanti politici anche dalla sinistra ormai non hanno più chiaro quali sono qual è il loro ruolo e quali sono le condizioni di vita dei lavoratori nei quartieri, ma perché i mezzi di informazione di massa di fatto ci tolgono qualsiasi possibilità di dibattito reale. Addirittura siamo arrivati alle imprese che rubano informazioni da Facebook per poter organizzare in modo occulto persuasione. Noi non abbiamo lo strumento per opporci a queste cose. Ci stanno stritolando, la democrazia borghese non esiste più. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare a che cosa vogliamo noi. Noi siamo nati negli anni in cui si parlava di democrazia diretta, si parlava di consigli. Nel Nord Milano noi abbiamo costruito l'Unione Inquilini perché volevamo creare i consigli nel territorio, quei consigli che in fabbrica avevano dato prova di sé, che hanno organizzato le lotte, che hanno conquistato lo statuto dei diritti dei lavoratori, e volevamo tentare di costruire sul territorio qualcosa di parallelo, di analogo. E allora abbiamo delle cose da dire, mi sembra. Dobbiamo radicarci maggiormente nel territorio, costruire strutture permanenti nei territori che siano in grado di elaborare non solo elementi di difesa o vertenzialità sul problema della casa, ma che siano in grado di affrontare il problema della qualità della vita in senso generale. In tempi migliori, a Sesto siamo riusciti con i consigli di caseggiato ad affrontare temi come i trasporti, problemi come quello dell'acqua potabile. Abbiamo fatto addirittura una vertenza sui costi delle onoranze funebri, però in modo diverso. Un modo diverso quello di coinvolgere comitati sui quali costruiamo memoria storica, e diverso invece tutte le volte partire con delle vertenze che ci costringono ad andare ai mercati, a volantinare, a gente che non conosciamo. Dobbiamo pensare a strutturarci, a radicarci, a costruire delle strutture permanenti nel territorio che ci permettono di aggredire la qualità della vita a tutti i livelli. Il primo è quello del diritto alla casa, dell'abitare, ma poi ci sono moltissime altre questioni. L'inquinamento, noi ci abbiamo tentato in passato. A Milano uno dei problemi grossi è l'inquinamento, abbiamo relazioni mediche che ci dicono che si muore a Milano per l'inquinamento, eppure il problema non viene sollevato da nessuno. Forse noi siamo in grado di farlo, siamo anche in grado di documentare che cosa succede, quali sono le malattie che si sviluppano nei quartieri. Ecco, comunque su queste due cose qua mi sembrano due obiettivi di altissimo livello che però noi non dobbiamo rinunciare ad aggredire, perché anche se siamo in una fase di difesa, secondo me l'unico modo di uscirne è quello di puntare alto e avere chiaro che cosa vogliamo raggiungere all'orizzonte. Grazie Marco. Si è messo a Roma. Renato Rizzo, Roma. E il primo pensiero e saluto, credo che il congresso lo dovrebbe fare alla lotta del popolo palestinese che a Gaza del giorno sarebbe importante, è un atto di solidarietà e di vicinanza a una lotta di un popolo che è messo all'interno di un lager e che continua a essere massacrato in maniera drammatica. Volevo dire che noi dovremmo avere molta attenzione a quello che avviene sia a livello europeo che italiano da parte della speculazione edilizia. Chi è il nostro primo nemico? Non sono i governi, non sono le amministrazioni locali, ma il blocco edilizio che ha imposto leggi
a tutti i livelli, governi, regioni e comuni, che facilitano quello che è avvenuto in Italia, che è la parte estrema della speculazione europea. Si sono fatti leggi a loro immagine e somiglianza e noi li inseguiamo faticosamente, alle volte non li inseguiamo più neanche, li lasciamo fare. Ci sta quel film di Rossi, Mani sulla città, che è esemplare, no? Ce l'abbiamo tutti presenti. Come diceva Walter, loro acquistano i terreni agricoli, li progettano anche per 10 anni prima, 15 anni prima, e lì fanno come le cavallette, distruggono tutto e costruiscono le città, piccolo o grande che siano, a loro immagine e somiglianza, per speculare anche dopo 20 anni, lasciando vuoti migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di immobili a livello nazionale, pronti per la speculazione che verrà. Non hanno remore su questo, guadagnano miliardi e miliardi di euro sulle spalle dei cittadini, li costringono a affitti alti e a un mutuo che non abbiamo mai quantificato, quanta gente ha fatto il mutuo obbligato e casomai quante centinaia di migliaia di persone saccheggiate dalle stesse banche hanno dovuto cedere il mutuo perché per via della crisi non sono riusciti a pagarle, e quanta speculazione c'è sulle aste che vengono fatte sulle loro case, che vengono rivendute dalle stesse banche, gestite dagli stessi speculatori. Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio di mettere mano su queste cose. Possiamo fare tutte le mobilitazioni che vogliamo, ma se noi non attacchiamo il cuore della Confedilizia, come i lavoratori attaccano la confederazione degli industriali, noi perdiamo, perché noi attacchiamo lateralmente. Allora ci sono decine di convegni dove questi signori pianificano le speculazioni sia a livello nazionale che locale, noi lì dobbiamo andare, non possiamo non guardare questi convegni a cui non ci invitano, però loro lì pianificano il futuro delle città. Se noi siamo un'organizzazione seria che guarda al futuro, alla progettazione futura, dobbiamo cercare di essere un pugno unico, unirci e andare a costruire un percorso anche insieme agli altri. Ci sono, per esempio a Roma c'è l'Ordine degli Architetti, un compagno che Massimo ha portato tante volte in Francia, seguiva le iniziative dell'autorecupero eccetera eccetera, è diventato presidente dell'Ordine degli Architetti, e loro vogliono una città futura. Loro sanno che in una città futura fatta sul recupero ci guadagnano in lavoro, in progettualità, in senso di vita, e non in mano alla speculazione, nel caso nostro di Caltagirone o di altri speculatori di cui bisognerebbe fare sempre più nome e cognome. Per cui andiamo dentro ai convegni, verifichiamo dove li fanno, entriamo dentro ai convegni del governo quando pianificano le leggi nazionali e locali, perché lì gli facciamo male. Poi facciamo tutte le battaglie locali e nazionali che vogliamo sul recupero, però se non riusciamo a fare degli strumenti anche di legge che vengono derivate dalla lotta all'organizzazione, ma anche dalla nostra oramai esperienza nel campo, e non facciamo un gioco di retroguardia. Ritorno a una cosa molto bella che fu fatta nel 2013, manifestazione nazionale dell'Unione Inquilini insieme ai movimenti e altri pezzi della sinistra alternativa. Io credo che di fronte al governo che si preannuncia, ma cosa che avremmo dovuto fare di fronte a qualunque governo che c'è stato anche prima, noi dobbiamo cercare di lavorare per unificare un fronte e andare con una mobilitazione nazionale, con parole d'ordine ben chiare e con un corteo nazionale al Ministero dei Lavori Pubblici. È lì il nocciolo. O noi andiamo lì e ci riconoscono anche duramente, costruendo percorsi di radicalità e organizzazione, oppure rimaniamo ognuno come siamo dal 2013, per cui sono passati 5 anni, che non facciamo il lavoro che dobbiamo fare. Mettiamo insieme i movimenti lotta per la casa, i sindacati di
i sindacati di lotta, le associazioni, gli urbanisti e altri, e gli ambientalisti e quelli che riusciamo a mettere insieme in una iniziativa forte su cui lavoriamo come sindacati in ogni città, in ogni sede, in ogni luogo. Mi ricordo che a quella manifestazione vennero varie delegazioni da tutta Italia e facevamo un bello spezzone. Mi ricordo i compagni di Napoli che erano belli numerosi, altri gruppi, e non era stata lasciata solamente a noi di Roma. Io credo che uno degli impegni, un ordine del giorno di questo congresso deve essere questo, quello di arrivare nel breve di fronte al massacro sociale, politico, abitativo e non solo che si preannuncia da questo governo. Lunedì, martedì vedremo chi ne sarà il pupazzo, ma le coordinate dei punti le hanno messe lì sul tavolo. È una cosa di cui ci dobbiamo assumere assolutamente la responsabilità. Una delle cose che dovremmo dire alla fine del congresso, secondo me, è un appello alle forze politiche e sociali tutte in maniera unitaria, in maniera che si costruisca un tavolo nazionale per costruire un'iniziativa unitaria su queste cose che andavo dicendo. Grazie. Grazie Renato. Giacomo Cericione. Poi se ce la facciamo, avrei ancora l'ordine giallo. Cerchiamo di fare. Va bene, e allora io che vengo da Palermo dovrei adesso parlare di Palermo, però sinceramente ho ricevuto molti spunti dagli interventi che ci sono stati, anche dalla lettura della relazione del congresso, per cui preferirei parlare di Palermo in coda, magari per gli ultimi due minuti, e invece dire tutte le cose che vorrei aggiungere a questo lavoro congressuale, rispondendo e continuando sulla scia appunto di questi stimoli sicuramente positivi e costruttivi. Io vorrei ribadire quello che è il diritto alla casa, il diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale dei cittadini, ma direi che è un diritto fondamentale della vita, cioè uno di quei diritti che avrebbe dovuto essere inserito nella nostra Costituzione a chiare lettere. Dovrebbe esserci un articolo, due articoli, tre articoli della Costituzione che parlano della casa, e invece non ce li troviamo, non lo troviamo neanche nella forma così piuttosto blanda che troviamo per esempio per il lavoro, dove la Repubblica si impegna a promuovere, attenzione, è una parola bella ma non è una parola efficace, però c'è. Ma quando guardiamo alla casa non troviamo niente, per cui alla fine ci dobbiamo accontentare di quell'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli eccetera eccetera per arrivare a una piena realizzazione della persona e tutte queste cose qua. E allora è chiaro che le associazioni, è chiaro che in primis Unione Inquilini, ma tutti i soggetti che operano nella casa fanno non solo sindacato, ma fanno politica, perché devono affermare e devono difendere un diritto che in realtà sostanzialmente è necessario, un diritto per vivere. E quindi per me parlare della casa, io preferirei che dicessimo il diritto dell'abitare, come il diritto del respirare, come il diritto del vivere, ci metterei il verbo anziché la cosa. E quindi diciamo noi dobbiamo insistere per riconoscere il diritto all'abitare come bene comune, come uno di quei beni che appartengono all'umanità e che non può essere negato a nessun livello e che non può essere oggetto di speculazione. Noi sappiamo bene, abbiamo avuto anche un referendum sull'acqua, abbiamo considerato l'acqua un bene comune.
Attenzione, sull'acqua ci siamo poi fatti fregare, perché l'acqua abbiamo difeso come bene comune, però compriamo tutti l'acqua minerale e ci scordiamo che esiste l'acqua del rubinetto, con la conseguenza che la speculazione non te la fanno più dal rubinetto, ma te la fanno nel supermercato, perché vai a comprare l'acqua minerale, capito? Anche se poi gli studi ci dicono che è meglio l'acqua del rubinetto che quella minerale. Ma torniamo all'abitare. L'abitare deve essere un diritto difeso, è un diritto quindi che per essere realizzato significa una casa per tutti, una casa per tutte le famiglie, non deve esistere quella negazione che arriva al punto di buttare fuori le famiglie, costringerle a vivere in macchina o costringerle a smembrarsi. Come una famiglia di cui ci stiamo occupando a Palermo, che è stata buttata fuori dall'agenzia per i beni confiscati alla mafia, con la conseguenza che la casa è ancora lì, i mobili sono ancora lì, però una famiglia di quattro persone è costretta a stare un padre con un figlio a casa della famiglia paterna, la madre con l'altro figlio a casa della famiglia materna. Questo è negare il diritto alla casa. La casa quindi deve essere considerata come un bene comune. Io ho avuto piacere di leggerlo nella parte della relazione che riguarda proprio a chiare lettere, che riguarda la parte internazionale, perché è vero, dove c'è il socialismo non ci sono mezzi termini. A Cuba la casa è per tutti, la casa è di proprietà dello Stato, cioè proprietà sociale. Non succede come succede da noi, che 40 anni fa mi davano la casa popolare, dopo 40 anni intanto quella famiglia attraverso qualche generazione è diventata anche più ricca, si è arricchita e oggi ti vende l'alloggio popolare a prezzi di mercato, facendo un grosso guadagno. Perché ci sono case popolari che 40 anni fa furono costruite in aperta campagna, ma oggi sono nel cuore residenziale della città a Palermo. E allora anche la casa popolare di 90 metri quadri ha un valore altissimo, parlo sempre della città di Palermo, non parliamo di 1 milione di euro, ma parliamo per esempio di 200.000 euro, quanto una casa poteva essere comprata nel 1960 pagando un quarto di quello che era un affitto normale. Allora io dico che in quello che chiediamo noi dobbiamo aggiungerci ancora qualcosa in più. A me è piaciuto sentire poco fa Massimo quando parlava di contestazione, riprendere questa parola, riportarla, perché qui le parole hanno un peso, hanno un significato. Io ne vorrei prendere un'altra di parola, abituale di allora. Siamo realisti, chiediamo l'impossibile, cioè chiediamo le cose che la gente oggi, il senso comune direbbe, ma no, questa cosa non si può ottenere, non può esistere. Io partirei da un fatto, da una necessità. La casa per tutti significa no alla speculazione anche delle banche, cioè aggiungerei già una cosa che di per sé può sembrare anche molto e forse ancora poco. Mutui a tassi zero per acquistare la prima casa, e chi le paga queste spese? Ma li vadano a pagare coloro che già oggi si arricchiscono e hanno la loro ricchezza con la rendita sulla casa. Perché sono proprietari, sono i palazzinari, ma perché hanno ricevuto anche da questi governi neoliberisti, hanno ricevuto il grande vantaggio di sgravi fiscali, come lo sgravio dell'IMU di cui si è abbondantemente detto, come lo sgravio della cedolare secca di cui si è abbondantemente detto, cioè lo Stato ha rinunciato a una parte delle sue risorse per regalarle ai proprietari di casa. Perfetto. E allora che paghino loro quello che perdono le banche se fanno
i mutui a tasso zero, perché già una parte della popolazione potrebbe accedere più facilmente all'acquisto della prima casa e potrebbe sfuggire a quella che è l'ulteriore morsa che è andata contro gli inquilini per agevolare le banche, quella cioè di poter fare gli sfratti saltando, bypassando addirittura l'intervento del giudice. Ecco, mi faccio direttamente l'esecuzione forzata, l'esecuzione immobiliare senza neppure passare dalla supervisione di un giudice. Ecco, a questo si è arrivato. E perché oggi la rendita della casa ha preso quello che 100 anni fa, 150 anni fa era la rendita della terra. Allora i ricchi fondavano la loro ricchezza sulla terra, oggi si fonda la ricchezza anche sulla rendita delle case ed è una rendita che va contro i bisogni delle persone. Allora fare ottenere questo riconoscimento, casa bene comune, casa che appartiene a una categoria di beni che devono essere intangibili rispetto all'aggressività e alla speculazione del capitalismo, che o antico o moderno ha sempre le sue caratteristiche. Il neoliberismo non ci deve fare pensare che il liberismo di una volta era migliore, solo che questo è ancora più moderno ed è ancora migliorato nei suoi strumenti. E dobbiamo essere noi, come soggetto politico, oltre che sindacale, a chiedere quella protezione e quella tutela legale che, ripeto, è rimasta scoperta rispetto al sistema costituzionale, una tutela che poi è stata data, come dire, è stata passata di come si fanno i passaggi col pallone, no? Lo Stato, anziché volerla dare lui in prima persona, in qualche caso ha chiesto il sacrificio dei proprietari quando aveva il regime del blocco degli sfratti, quando ha preteso la determinazione del canone in termini legali, ma poi anche queste cose qua sono passate di mano. Perfetto. E allora, questa diciamo è la mia richiesta di allargare appunto le nostre richieste, quelle che vedo scritte qui a pagina 7 della relazione. Io ce lo metterei, io lo vorrei proprio scritto, una politica diversa per i mutui, per l'acquisto della prima casa, e la prima cosa che sia un mutuo a tasso zero. In futuro, in prospettiva, che addirittura chi vuole comprare la casa e non ha soldi, che riceva addirittura un contributo da parte dello Stato. Ma come dire, sogniamo, però. Come diceva John Lennon, io sono un sognatore, ma spero di non essere l'unico. A questo punto, gli ultimi 2 minuti. Per parlare di Palermo, perché Palermo è la sede di Unione Inquilini che è ancora da costruire. Ci abbiamo cominciato a lavorare da un paio di anni, però ci siamo presi una grande boccata di respiro di ossigenazione nell'ultimo anno, in quanto Palermo è diventato un importante laboratorio politico per la sinistra. Laboratorio politico perché pezzi della sinistra sparsi e dispersi si sono finalmente riuniti o comunque hanno cominciato a dialogare di nuovo e mettere insieme dei programmi e partecipare insieme a un progetto di costruzione della città. E questo è avvenuto con la presentazione di una lista che si chiama Sinistra Comune, in cui convergevano appunto diverse associazioni, partiti della sinistra, non del centro-sinistra ma della sinistra, e siamo riusciti a portare al comune 4
quattro consiglieri con un 7% di voti, quindi un buon risultato per una formazione che prima non esisteva e che si connota appunto come lista di sinistra, e ora stiamo lavorando insieme per difendere anche il diritto all'abitare, il diritto alla casa, che da noi è particolarmente fermo, perché abbiamo avuto i 10 anni dell'esperienza camarata, cioè 10 anni di esperienza di Forza Italia, e questo ha significato restare fermi con le graduatorie, restare fermi con le assegnazioni. Noi a Palermo non vogliamo nuove costruzioni di case, ma vogliamo l'utilizzazione del patrimonio del comune, un patrimonio particolarmente incrementato dall'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, particolarmente incrementati perché lì i processi su mafia hanno anche questa ulteriore conseguenza: molte case vengono, molti immobili vengono poi assegnati al comune, e siamo fermi, siamo ancora in un momento in cui dobbiamo, o il comune deve fare una precisa elencazione distinguendo gli immobili che hanno una destinazione per abitazione di famiglia, per civile abitazione, da quelli che invece non ce l'hanno. Allora, l'Unione Inquilini a Palermo sta, lo dico, risorgendo, e ci stiamo organizzando in questo senso. Una delle cose, concludo qua, che stiamo facendo ora in questi giorni è di aprire uno sportello sociale per la casa. Però questo sportello sociale, proprio sul solco di questo laboratorio, diventa non solo lo sportello sociale di Unione Inquilini, ma lo sportello sociale a cui possono collaborare anche altri soggetti presenti a Palermo, senza la preclusione di essere prima all'interno di Unione Inquilini di dover prendere la tessera. Lo dico con grande piacere, così come dico che auspico, non so, non vedo la campagna che ha parlato poco fa della CUB, auspico che ci partecipi pure la CUB, perché lo voglio dire, a Palermo la CUB esiste, ma è sostanzialmente un caos, non lo vediamo partecipe alle battaglie sociali, non lo vediamo partecipe alle assemblee, non lo vediamo partecipe in tante situazioni in cui potrebbe essere presente. E questo lo dico con una certa sofferenza, perché invece so quello che è la CUB in altre città, che è un soggetto capace di organizzare le lotte non solo per la casa, ma anche per gli insegnanti, anche per i lavoratori. Ebbene, a Palermo questo non succede. Io me lo auguro che ci sia, come auspicava Massimo, una maggiore collaborazione fra CUB e Unione Inquilini, però adesso un passo avanti lo devono fare anche quelli. Dopo la pausa a pranzo ci saranno le commissioni. Appunto, per quelli di statuto di portare entro le 15 gli emendamenti, anche ci eravamo dati un ultimo. Domani.